Ciao ciao a tutti da Ferdi, in questo mio video vorrei spiegarvi come ottenere un effetto super wide che abbiamo sulla Hero 3 Plus con una Hero 3 normale partendo da un video da 1440p. Allora, come vedete io ora ho aperto GoPro Studio e importo un video da 1080p. Come vedete le bande laterali sono abbastanza piccole. Perché il formato è un 16 noni, quindi guardate la differenza. Ora apro un video da 1440p, vedrete che le bande sono molto più larghe perché l'altezza cambia. Vedete pure la visuale cambia del video perché l'altezza cambia. Va bene, allora prendiamo questo video da 1440 e lo andiamo a portare nella conversione list. E lo convertiamo, quindi iniziamo la nostra conversione per diciamo simulare il SuperWave, che ripeto è una funzione che esiste solo nella 3 Plus. La Hero 3 normale non c'ha questa funzione, però vediamo di cercare di ottenerla con questo piccolo trucchetto, diciamo. Va bene, qui sta facendo la conversione, aspettiamo che finisca. Ecco, ha fatto la conversione. Ora passiamo nella parte edit del programma. Andiamo nella parte edit e portiamo il video da 1440p sulla timeline. Poi andiamo nella parte destra, vedete che c'è una sezione preset, e andiamo a cercare l'effetto 4 terzi wide. 4 terzi wide, applichiamo l'effetto sul nostro video, e poi andiamo nella sezione export, cioè andiamo a salvarci questo file video. Io l'ho già fatto prima, quindi già ce l'ho. E quindi mi dirà che ce l'ho già. Ecco, e quindi andremo a registrare questo video così che simula il super wide. Ora vi voglio fare vedere il video com'è. Come vedete nelle linee verticali vicine l'effetto barilotto è molto pronunciato. Guardate il tetto che si vede e i mattoni, il muro che c'è l'effetto barilotto. Ora invece vi apro quello da 1080p che vedete è più stretto, però le linee sono più diciamo dritte, l'effetto distorsione di meno. Va bene, io ho finito, spero che vi sia servito. Un ciao ciao a tutti da Ferdi, alla prossima volta.